Il presidente e vicepresidente dell'Associazione per il Tibet e i diritti umani, Gian Piero Leo, Antonello Angeleri e Gianna Pentenero, hanno presentato il 10 febbraio a Palazzo Lascaris il documentario Il mondo di Bianca, su Bianca Guidetti Serra. La pellicola, diretta da Gianni Sartorio e prodotta da International Help Onlus, ne rievoca la militanza nelle file della Resistenza e del Partito Comunista e l'impegno quotidiano del vivere la propria professione di legale al servizio dei più deboli. L'Associazione per il Tibet e i diritti umani ha deciso di lanciare un messaggio con questo filmato che illustra un esempio di impegno proprio a favore dei diritti civili. Una donna, Bianca Guidetti Serra, che io ho avuto la fortuna di conoscere personalmente, siamo stati sui banchi del Consiglio Comunale insieme, anche su fronti opposti, ma bisogna riconoscere il grande impegno sociale di questa persona. È la storia di una grande donna, una donna che ha segnato il secolo scorso a Torino, non solo a Torino, impegnandosi in tantissime battaglie per i diritti civili, a difesa dei più deboli, delle donne, dei minori, dei lavoratori, lavorando sovente come avvocato gratuitamente, ed è stata protagonista della Resistenza eroicamente, ma addirittura prima che la Resistenza cominciasse nel 1941 con la legge razziale. È un film che è dedicato soprattutto ai giovani, perché i giovani possono apprendere una lezione di vita molto molto importante. Questa è Bianca Guidetti Serra.